tutti e benvenuti a OPTO-STYLE Channel. Questo oggi video sulle vergenze, quindi su un altro dei movimenti oculari complessi che avevamo descritto. Fondamentalmente le vergenze sono dei movimenti oculari che avvengono quando cambia la posizione nello spazio di un target rispetto al piano saggittale. Fondamentalmente questo è il piano saggittale ed è uno dei tre piani anatomici. Poi gli altri sono il piano frontale e il piano trasversale. Quindi nell'emergenza avviene un cambio della posizione spaziale del target, ad esempio della matita, lungo questo piano. E quindi si sta avvicinando, io compio una vergenza, in particolar modo una convergenza, si allontana, compio una divergenza. Le vergenze sono dei movimenti fondamentalmente più lenti rispetto a saccadi e pursuit, infatti non vanno oltre i 25-30 gradi al secondo a livello di velocità angolare, e potremmo descriverli, oltre che come dei movimenti binoculari disgiunti, quindi in cui i bulbi oculari si muovono in direzioni opposte, come avevamo fatto quando abbiamo parlato dei movimenti oculari elementali, anche come dei movimenti oculari complessi, perché questo movimento consente ai viventi di ottenere un'abilità visiva complessa e fondamentale per la loro sopravvivenza, che è la visione binoculare singola. Vi sono, diciamo, vari tipi di vergenza e diciamo, soprattutto vari stimoli che portano alla vergenza. Abbiamo praticamente la vergenza accomodativa, la quale si verifica quando un target cambia posizione nello spazio e non si ha più la sua visione nitida, e quindi si ha il movimento di vergenza proprio per ripristinare questa visione nitida. Poi una vergenza fusionale, quando lo scopo praticamente del movimento di vergenza è quello di ripristinare una visione binoculare singola. Poi abbiamo la vergenza psichica, quando praticamente abbiamo la consapevolezza del cambiamento di posizione di un target nello spazio. Poi invece abbiamo la vergenza tonica, che è praticamente quella relativa alla posizione dei bulbi oculari quando i muscoli estrinseci sono nel proprio stato tonico. A livello invece neurofisiologico, quindi di percorso neurale, le vergenze sono, diciamo, un movimento che ha un circuito neurale abbastanza semplice rispetto ad altri, e praticamente abbiamo il segnale che percorre la via visiva principale, quindi retina, nucleo genicolato laterale, corteccia visiva primaria, poi il segnale da qui si sposta sulla via dorsale, che è quella deputata all'analisi del movimento. E infatti in questo movimento è fondamentale la percezione della variazione del target nello spazio, e poi, diciamo, tutte queste informazioni che vengono elaborate da vari centri corticali arrivano ad altri centri sottocorticali, e in particolare nell'area mesencefalica, dove vi sono, diciamo, i nuclei oculomotori, e da qui praticamente partono i segnali da parte dei motoneuroni ai muscoli oculari estrinseci per attuare, diciamo, il movimento di vergenza. Sul movimento di vergenza, diciamo che c'è da dire che ci sono alcune diatribe, se così le possiamo chiamare, in quanto è ritenuto che la convergenza sia l'unico processo attivo, e quindi spesso si parla solo di convergenza, mentre la divergenza sia soltanto un processo passivo. Quindi mentre nella convergenza abbiamo la contrazione dei due retti mediali, nella divergenza, secondo questa teoria, avremmo soltanto il rilassamento dei mediali, ma siccome ci sono delle leggi della motilità oculare che ci danno altre informazioni, io, diciamo, non concorderei, perché diciamo, all'azione di un muscolo qualsiasi,
deve praticamente corrispondere un'azione opposta da parte di un altro muscolo, secondo la legge di Sherrington o dell'innervazione reciproca. Quindi, se i retti mediali si stanno rilassando perché diminuiscono il loro tono muscolare, allora praticamente ci deve essere la contrazione dei retti laterali nella divergenza. E quindi vediamo che la divergenza non è più un processo passivo in questo caso. E poi ci sono alcune situazioni in cui siamo chiamati a divergere perché è un'esigenza visiva in quel momento. Dunque, la vergenza è fondamentale perché abbiamo detto che contribuisce alla visione binoculare singola, e infatti sono vari test che ci permettono di appurarne diciamo, lo stato ottimale, e proprio quando questo stato manca invece dobbiamo intervenire, quindi siamo chiamati ad intervenire proprio perché ci possono essere disfunzioni legate alla binocolarità, proprio a partire da problematiche di vergenza. Dunque, questo era un altro dei video di OPTO-STYLE Channel. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. OPTO-STYLE.